il mercato? Ma abbiamo fatto, secondo me, un buon mercato, secondo me. Abbiamo preso tutti i giocatori esperti di categoria, quindi sicuramente abbiamo rafforzato questa squadra. Però credo che adesso in difesa abbiamo molte più situazioni, a centrocampo abbiamo molte più situazioni e anche con l'innesto di Ardemani abbiamo altre situazioni in attacco. Diciamo che abbiamo puntellato un po' tutta la squadra. Ma sicuramente qualcuno sì, quelli che si sono sempre allenati con la squadra, che hanno fatto bene nella squadra di appartenenza, è normale che sono, non sono al 100%, ma sono pronti per scendere in campo. Alcuni, vedi Mantovani, non è ancora al 100%, visto che è stato 6 mesi a casa, si è allenato da solo, quindi deve ancora lavorare. Ma guarda, Rizzo è arrivato che sta bene, Nielsen è già da una settimana qui, quindi si sta allenando con noi. E Gazzi ha sempre fatto tutto con la Fiorentina, quindi gli manca il ritmo partita, e Aldemagni non ha giocato poco, però sempre si è sempre allenato. Sono giocatori bravi, si sono messi subito a disposizione, hanno portato anche una mentalità secondo me nuova. Io ho visto questa settimana la squadra che si è allenata molto meglio rispetto alle altre, ma vuoi che finisca il mercato, vuoi che è arrivata gente motivata, quindi è uno stimolo anche a quelli che un po' avevano quasi sempre il posto assicurato, secondo me, no? Quindi c'è questo ballottaggio adesso, questa concorrenza che può far solamente bene. Ma guarda, Ardemagni è un giocatore che avevo cercato quando io ero a Cava di Tirreni, quindi per lui è un ottimo trampolino di lancio questo. Nessuno gli chiede la luna, vuole dimostrare che forse il vecchio allenatore non ha creduto in lui, quindi è una situazione per noi vantaggiosa. E poi è un ragazzo positivo, quindi è molto importante. Si è adattato bene nello spogliatoio, ha già fatto amicizie, quindi ha tanta voglia, si vede, generoso, quindi ha tanta voglia. Speriamo che possa esordire con un gol. Ma manca la vittoria, manca anche un po' la prestazione, mancano gol, manca un po' tutto in questo girone di ritorno. Abbiamo rifatto una squadra più competitiva. È normale, adesso dobbiamo assemblare, c'è bisogno di un po' di tempo. E la partita di Vicenza, è normale che loro hanno preso poco, hanno cambiato poco, anche se arrivano in un momento un po' di difficoltà, perché hanno diversi problemi a livello influenzale, che squalificati, quindi incontriamo una squadra che dal cambio di allenatore ha avuto benefici, gioca un 4-2-3 molto semplice, molto lineare, però una squadra che corrono tutti, si aiutano tutti, quindi si muovono tutti ed è molto difficile andare a incontrare, quindi è una partita molto delicata per noi. Però io credo che con innesti dei nuovi, con qualche nuovo in campo, una mentalità un pochino diversa, più da squadra, possiamo andare a fare punti.